Sì, ecco la grande parola di Federico. Paolo, è Federico. Federico si è guadagnata la copertina di questa giornata, perché effettivamente il Colonna non ha segnato nessun gol e Federico invece ha fatto due o tre belle parate, tra cui una, quella di copertina. Siamo a Don Bosco, Borgo Don Bosco, che è un oratorio che sta sulla via Prenestina, e il Colonna gioca la terza partita di campionato 2013-2014 in trasferta. Partita chiaramente insidiosa per il Colonna, vediamo come andrà a finire. Ecco qui le squadre che si stanno per schierare in campo. Parte il Borgo Don Bosco e vediamo che la palla viene trovata a centrocampo. Paolo, non ti sento oggi, vai adesso. Si parte dalla difesa del Colonna, che fa un giro palla a pressare. C'è un lancio da parte di Giuseppe. Il lancio lo riceve Brandolini. Poi qui riprende palla il Borgo Don Bosco, ancora c'è Raffaele a cercare Max. No, veramente è il contrario, c'è la prima azione da parte del Colonna. L'esterno della rete. E adesso un'altra parata. Questa è quella di copertina. Quella di copertina. La parata che veramente ha fatto sentire i brividi a tutti. Quindi su capogiretto di fronte. Ancora adesso il Colonna. Ci prova Max a cambiare il gioco, ma riprende palla il Borgo Don Bosco. Dall'altra parte. Ancora in zona offensiva il Borgo Don Bosco, prova la conclusione. Un'altra parata di Federico. Ancora il Borgo Don Bosco. Interviene lì Luca Rini, cerca il lancio. Per Raffaele. Sì, Raffaele, questo sembra confuso. Poi Max là forse doveva tirare subito. Poteva fare molto meglio Max in questa occasione, era da solo davanti alla porta, anche se aveva la porta alle spalle. Ecco, vediamo il Borgo Don Bosco. Vabbè, il Borgo Don Bosco prende il pallone, cerca di andare al tiro e lo fa con la deviazione di testa. Sfiora il palo. Ancora il Borgo Don Bosco. Cerca la conclusione di Federico. Un'altra parata di Federico. Un'altra e poi parata. La palla sta soffrendo il Colonna in questa parte. Il Brandolini là riprende il pallone. La verità è questa parte è l'unica parte dove siamo alla pari. E c'è qui un'azione del Colonna. Vai via, scappa dietro! Beh, c'è stato un momento che stavamo soffrendo moltissimo. Adesso invece il baricentro si sforza dalla parte del Borgo Don Bosco. Ma qui Brandisi, anche è caduto con tutte le scarpe proprio. Anche qui poteva fare meglio il Colonna, poteva arrivare al tiro. E ancora Max sulla fascia. Con Raffaele, 2-3-2. Buona l'azione. Ancora Raffaele con Max. È capace di Andrea. Forza su. La lascia Andrea Max che cerca Brandolini dall'altro lato. Troverà il cross. No, va avanti, cerca il tiro. Parato dal portiere. Beh, questa azione ancora non è finita. Ancora Max a tentare. Ancora il Colonna e poi ottima questa azione, manovrata, lunga, insistente del Colonna. Finisce comunque 0-0 il primo tempo. Entrambe le squadre hanno fatto molte azioni. Il secondo tempo il Colonna cambia completamente squadra. Federico! Non penso che vada bene. Vediamo. Perugini perde lì un pallone prezioso, arriva al tiro subito. A Spalletti tra lui e la porta. Il Don Bosco. Ancora il Borgo Don Bosco va là, cerca la conclusione. Bella parata di Tiziano a mettere l'angolo. Ancora il Don Bosco, ha fatto soltanto un tiro da dentro. Prende il pallino del gioco in mano il Don Bosco e c'è. Lì di posto se l'ha fatta passare sotto le gambe. No, qui c'è un calcio di punizione di fischiato al Borgo Don Bosco per questo presunto fallo di. Presunto? Ecco, chi lo sa? E qui c'è il gol del Borgo Don Bosco su quella posizione lì c'è stato la difesa del Colonna che ha lasciato libero. Il pubblico sfigato si sì, ritorna anche quest'anno. Ecco, vediamo un'azione del Colonna molto rara nel secondo tempo. C'è un tiro di Francesco che viene respinto.
Finisce qui il secondo tempo. Un tiro solo da parte. Sì, senza punti. Ecco, vediamo. Senza punti. Dopo tempo inizia punti. Adesso. Volevo incaricare il giocatore il secondo, che tre. Il terzo ci sono molte più opportunità. C'è da va dentro. Qui vediamo Brandolini che se ne va. Serve molto bene Max. Max sulla corsa, può tirare. Rientra col destro, si prova a sfiorare il palo. Buono, purtroppo angolato il tiro. Comunque azione buona. Adesso il Borgo Don Bosco. Recupera palla Andrea. Buono. Di pasta, c'è Brandolini. Buono, se ne va. Al dai! Cross. Esce il portiere da solo, respinta miracolosa, poteva già essere il gol del Colonna. Fortunato un po' qui il buon gol. No, c'è il cross, ma... E l'azione poi di spuma, anche se recupera ancora il cross. Prosegue ancora l'azione, c'è un calcio di cross. Max, a battere Brandolini. La palla va un soffio alto. Un soffio. Diciamo 7-8 metri. Ecco, vediamo il Borgo Don Bosco invece per i Rosaletti davanti, c'è un'altra respinta, la parata di Federico. Eccoli. Laterale, battuta la Bari, cerca Brandolini, la prendo io. Il tiro è stato sull'esterno, vedete, credo che questa era l'ultima occasione. L'ultima occasione per il Colonna. E la partita finisce qui, è stata una partita che per la verità poteva meritare un pareggio. Il Colonna poteva fare almeno 1-1, diciamo che c'era tutto, non avrebbe rubato niente a nessuno. Il calcio anche questo, la partita finisce con due tempi in parità, 0-0 e un tempo 1-0 per il Borgo Don Bosco. Arrivederci a tutti, come sempre da parte del capitano Roberto Terenzi. Ciao, alla prossima.